Ciao a tutti, bentornati, benvenuti su Fanatico Go Reloaded. Credo che questo sia uno degli ultimi video che farò dell'unboxing della cantina che ho denominato come unboxing incredibile. Vi ricordate questo cubo di cui ho parlato nello scorso video, uno dei precedenti video, questo qua, che è il monitor Flatron? Bene, l'ho ricicciato fuori perché l'ho usato per quest'altro video, che però non riguarda prettamente lui, ma riguarda un monitor della Samsung che ha la presa che va su quel cacchio di cubo, che non so, che ancora devo capire bene la sua funzione. Ma più che altro questo monitor, scopriamo se funziona e se riesco a farci qualche cosa. Grazie, alla prossima, ciao a tutti. Ed eccoci qua, siamo alla prova dell'ultimo monitor, dovrebbe essere l'ultimo, della Samsung, di questo unboxing della cantina incredibile. Abbiamo questo Samsung, guardate che bello, vediamo se riesco a beccare la marca, cioè il modello SyncMaster 205 BW, è molto bello, guardate, si alza, è molto bello. E per fare questo noi andremo a rimontare questo computer famosissimo che ho già utilizzato per le prove, e che è un computer che ha lo schermo spaccato. Non mi rimane altro che collegare la presa e vedere se funziona. Ecco qua, ho attaccato le spine, computer e monitor, il quale monitor già sta dando segni di funzionamento. Accendiamo il nostro computerino. Sta partendo, ovviamente schermo fragico. Allora, controlla cavo segnale. Il monitor funziona ma non arriva il segnale, vediamo un po'. Proprio dal vivo ho scoperto adesso che il cavo segnale non lo posso attaccare al computer perché ha questa presa qua. Però mi è venuto in mente che io ho il cubo che ha questa spina qua. Proviamo a mettere il cubo, o esplode tutto o funziona. Allora, il cubo, e quel cubo l'ho potuto mettere qua, questo cavetto che è il segnale video del monitor. Ora il monitor io staccherei la presa della corrente. Perché? Perché l'alimentazione vedo che arriva da qua. Vediamo un po' se così funziona. Allora, abbiamo attaccato sia il cubo che il monitor. Come vedete, il monitor da controllare cavo segnale. Il monitor è attaccato qui con questa presa Siemens che va a finire qua dietro al monitor, ok? E il cubo è attaccato qui, questo cubo LG di questa Flatron che abbiamo visto già il video, che è acceso, che vedete in blu, ok? Quindi sul monitor ho questo controllo a cavo segnale. Il cubo è acceso, è attaccato, qui c'è il monitor attaccato, però il problema è che questa presa credo che sia in ingresso, e quindi che cosa faccio? Allo stato attuale delle cose il problema è questo. L'esperimento, nel senso di questo esperimento, è fallito perché non ho l'attrezzatura adatta, serve un computer adatto. E il monitor però è funzionante, nel senso che comunque è acceso, vedete c'è il logo qua che cammina, che chiede di controllare il cavo segnale. Quindi in questo senso il monitor, volevo provarlo, funziona, ma allo stato attuale delle cose non ci posso fare niente in pratica. Ho attaccato sia il cubo che il computerino, quello lì, ma non c'è nulla da fare. Va bene, signori, io vi ringrazio, questa è veramente una mini pillola perché c'è poco da dire. Giusto la marca del computer, del monitor, che è questa, e magari così riesco a catturare una piccola scheda tecnica su internet, casomai la includo nel video. Per ora non è scoppiato nulla, quindi vi ringrazio e ne esco ancora vivo da questi esperimenti pazzi. Ciao a tutti, alla prossima.